penso che nella vita tutti noi almeno una volta ci siamo sentiti dire dal medico di famiglia, da uno specialista: mi raccomando, faccia esercizio fisico, con moderazione, ma faccia esercizio fisico. Può essere camminare, può essere nuotare, può essere andare in bicicletta. Oggi conosceremo una persona che di questa filosofia ne ha fatto un modo di vivere e andiamo a conoscerla. Lei è Anna Romagnello. Siamo a Tenze, in Val Sugana, e oggi conosciamo una persona davvero particolare e speciale. Lei è Anna Romagnello. Anna, quanti anni hai, si può dire? Sì, a ottobre 82 anni. Fantastico. La caratteristica, oltre ad essere molto attiva, molto cordiale, molto simpatica, essere disponibile a chiacchierare con noi, di Anna, è che fa una cosa particolare da molti, molti, molti anni. Fa quanti chilometri in bicicletta al giorno? Beh, non è sempre uguale, certi giorni ne faccio 50, qualche volta 80, qualche volta 40, dipende il tempo, cos'è che fa anche. Sono arrivata anche a 100. Chiariamo, Anna, perché non è chiaro. 40, 50, 80, a volte 100 chilometri in bicicletta tutti i giorni. E non perché te l'ha prescritto il medico, ma no, per una scelta tua. Per una scelta mia, sì, proprio. Raccontami. Hai deciso per tenerti in forma, per stare meglio? Sì, anche perché non posso più camminare a piedi, perché sotto i piedi c'ho l'artrosi. Quando sto un po' in piedi mi fanno male. In bicicletta non mi fanno male, così vado in bicicletta. Sono andata da qua anche fino a Pergine, fino a Bassano. Adesso no, ma anni indietro andavo sempre, dappertutto. Dappertutto. Chiariamo, la signora non ha una e-bike, ha, forse la potete vedere qui dietro, una normale bicicletta da donna con il cestino, regolamentare, una semplice bicicletta. Sei bravissima, ma mi dicevi che addirittura a gennaio, nelle giornate belle, tu comunque sei uscita in bicicletta lo stesso. Hai fatto circa... In gennaio ho fatto 850 chilometri, parli di quest'anno. In febbraio 730. Ecco. In questo mese mi mancano 57 chilometri per arrivare a 1000. Se non piove domani... Vado e arrivo a 1000. Tutto questo nonostante tu sia stata operata al ginocchio, quindi hai una protesi, eccetera, ma tu riesci pedalando con calma... Sì, vado a pedalare anche in piedi, visto? Un pochino, visto, non in tanto. Salita. No, però... Una volta molto di più, ma dopo che ho preso il ginocchio poco, comunque riesco ancora. Quindi possiamo dire che comunque, anche con una protesi al ginocchio, pedalare fa decisamente bene. Eh sì, è vero, è vero. Ma grazie, Anna. A me piace proprio. Se questo ci fa restare a 81 anni, quasi 82, così... Diciamo a tutti, pedalate, andate in bicicletta, che fa decisamente bene alla salute. Io ho detto a mia figlia, ma fai un po' di allenamento, che andiamo in bicicletta insieme, lei le piace camminare. Allora lei, ma anch'io camminavo una volta, riuscivo a fare 7 chilometri in 50 minuti con la neve, con i dopo sci. È proprio una missione la tua. Ma camminare una volta. Sei proprio una sportiva nata. Sì, beh, sportivo, insomma, il mio sport è questo. Sì. Prima camminavo, adesso in bicicletta. E comunque hai forza di volontà, tenacia? La buona volontà ce l'ho, la forza, il coraggio, quello non mi manca. Proprio, ce l'ho sempre. Poi anche la passione di lavorare, io ho lavorato fino a 74 anni. E andrei ancora se potessi vantare un po'. Sì. Comunque, Anna, veramente, complimenti. Grazie. Grazie di averci accolto. Io sono contenta. Io consiglio a tutte le mie amiche di andare in bicicletta perché fa molto bene, anche a mia figlia.